che sono stati fatti da chi mi ha preceduto e devo dire che io mi trovo in grande, grande difficoltà perché dopo questo salto nel futuro che ci ha fatto fare Giuseppe Sgorbati devo tornare a delle questioni che sono terra terra, oltretutto su questioni per le quali io mi sento un po' nella fossa dei leoni, perché il tema che mi è stato assegnato è quello di parlare delle bonifiche nel sistema. Diciamo, il rischio grosso è di dire una serie di stupidaggini di fronte a persone che sono del mestiere, visto che quelli che stanno qua sono tutti nel mestiere, quindi la scelta che ho fatto è quella di presentare qualche numero e fare semplicemente qualche riflessione su questa attività e su quello che questa attività significa per il sistema e per il mondo esterno. Adesso io dovrei trovare il modo di andare avanti perché io non ho mica capito come si fa. Questo? No. No. Eccola, ok, quindi quello. Benissimo. Allora, in primo luogo di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del sistema che, come sapete tutti quanti, è stato istituito grazie alla 132 del 2016, che dice sostanzialmente qual è il suo obiettivo, è quello di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e nell'esercizio delle attività di controllo che si svolgono su tutto il territorio nazionale. Allora, quindi, qual è l'obbligo del sistema? Quello di maturare una coscienza comune, una modalità comune di esercitare questa azione di conoscenza e di controllo del territorio, cercando di superare progressivamente tutte le diversità che hanno sempre caratterizzato il nostro essere un soggetto fatto di tanti piccoli elementi con caratteristiche spesso completamente differenti. Certamente il compito più difficile è quello di arrivare a condividere modalità differenti, i percorsi di condivisione sono sempre faticosi, senza rischiare di tentare di normalizzare. La normalizzazione non produce nessun effetto perché chi opera poi sul territorio deve essere convinto di quello che fa, perché qualcosa che viene imposto dall'alto difficilmente può essere compresa e realizzata nel migliore dei modi. Scusate, ma... Ok. Allora, quali sono le funzioni del sistema? Non sto a leggervele, sono quelle evidenziate qua in questo estratto, le cose più importanti sono quelle evidenziate in questi quadratini, ma il problema fondamentale nell'esercizio di queste funzioni è che comunque noi continuiamo ad operare avendo comunque una dipendenza da regi regionali, quindi ognuno di noi lo fa sulla base di quelle che sono le normative che regolano il proprio funzionamento, i propri rapporti nel territorio, i rapporti con gli enti amministrativi che si devono far carico dell'azione tecnico-amministrativa, specialmente nei procedimenti di bonifica, che sono completamente diversi spesso da una regione all'altra. Anzi, i soggetti che devono portare avanti questa attività sono spesso diversi l'uno dall'altro. Questo che cosa comporta? Comporta che anche l'azione di condivisione e di omogeneizzazione risente anche di una serie di elementi esterni che sono difficilmente contemperabili all'interno di una norma come quella dell'organizzazione del sistema. Noi dobbiamo fare? Dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo cominciare a essere una sola voce all'interno del sistema e quindi mettere insieme diversi punti di vista, non dimenticando il fatto che oltre a essere tante agenzie abbiamo un istituto
che è quello che dovrebbe svolgere l'attività di coordinamento, che notoriamente ha avuto sempre un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che abbiamo noi, un punto di vista più di carattere generale e poco vicino all'attività operativa quotidiana. Poi vedremo che cosa significa avere punti di vista differenti e che cosa significa anche in termini numerici e pratici questa diversità. Questo chiaramente richiede un cambio di approccio, perché le decisioni sono decisioni che devono essere prese contemperando i livelli di azione diversi, e questo può essere fatto attraverso la definizione di protocolli e di linee guida che consentano ai tecnici di operare tutti quanti nello stesso modo, possibilmente a livello delle singole regioni. Allora, che cosa facciamo? Spero che la figura non si vede, comunque non fa niente, è una figura sostanzialmente che racconta attraverso i loghi delle diverse agenzie e dell'ISPRA chi siamo, ma nella sostanza come siamo composti. Siamo 21 agenzie, 200 sedi operative sul territorio, 10.000 persone in servizio su 12.270 in organico, e anche questo elemento è un elemento da tenere in considerazione, considerando che questa mancata copertura dell'organico non è omogeneamente distribuita sul territorio, quindi ci sono delle situazioni più critiche rispetto a altre. In tema di bonifiche, circa 100.000 ispezioni e sopralluoghi nel corso dell'anno, 75.000 istruttori e pareri, 630.000 campioni analizzati sempre in tema di bonifiche, e 10.500.000 parametri rilevati sempre in tema di bonifiche. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che, adesso è arrivata l'immagine, che cosa significa? Significa che è un'attività importante, un'attività che richiede un investimento di risorse sia strumentali che di personale molto, molto ingenti al sistema delle agenzie, ma che purtroppo vede ancora delle differenze significative. I primi passaggi che sono stati fatti sono sostanzialmente quelli del creare questi strumenti di condivisione prevalentemente tecnica. I primi frutti sono quelli che vedete: redazione di manuali e linee guida per aggiornamento alla normativa, hanno riguardato temi specifici sui valori di fondo, che sono stati uno dei problemi più grossi che noi abbiamo affrontato e che stiamo ancora affrontando, decisioni sulla gestione della caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, e andiamo avanti su questo tema. Sicuramente ci saranno altre occasioni sviluppate da altri gruppi di lavoro su dei temi che sono molto sensibili e che gli operatori del settore conoscono, ed è questa azione continua che deve essere fatta dal sistema. Ma cominciamo a parlare di numeri. Allora, parliamo di siti di interesse nazionale. Noi abbiamo sul nostro territorio nazionale 41 siti di interesse nazionale. Non entro nel merito della difficoltà di gestione di questi siti di interesse nazionale, perché l'interfaccia non è l'interfaccia abituale che noi abbiamo, che è quella degli enti locali e delle regioni, ma è il Ministero. Spesso sono situazioni abbastanza complesse e stratificate, sono gestite per lotti, molti siti di interesse nazionale sono frazionati in micrositi, e quindi questo complica ulteriormente l'attività. Ma in tutto questo ARPA e ISPRA che cosa fanno? Fanno le attività tecniche che tutti quanti si aspettano che vengano fatte, quindi formulano pareri, oggi anche congiunti, e speriamo di riuscire a trovare una modalità di emanazione di questi pareri congiunti. Facciamo riunioni, tavoli tecnici, partecipiamo alle conferenze e servizi, facciamo attività di sopralluogo, di controllo, validazione, controllo del territorio e redazione di certificazione finale. Ma andando avanti con i numeri, vediamo qual è lo stato di avanzamento dei procedimenti nell'ambito dei siti di interesse nazionale. Qui possiamo vedere i numeri sia come se fosse un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dipende. I procedimenti di bonifica sono estremamente complessi, durano tantissimo,
il fatto di essere riusciti fino adesso sui siti interessi nazionali a aver raggiunto sulla metà un buon grado di avanzamento del procedimento amministrativo, credo che sia un buon risultato. Ma questo è, secondo me, la punta dell'iceberg, perché i numeri veri che riguardano il sistema sono questi, sono quelli dei siti di interesse regionale, gestiti secondo logiche normative dettate dalle regioni, secondo accordi fatti sui diversi territori con province, comuni e via dicendo, e soprattutto confrontandosi quotidianamente con realtà molto piccole in cui spesso mancano professionalità in grado di gestire semplicemente il procedimento amministrativo. E in questo che cosa, qual è il problema più grosso? Il problema più grosso, io vado avanti e scorro con i numeri delle attività, perché è quello che ci interessa poi qual è. È il problema di confrontarsi quotidianamente con questa attività. Noi siamo costretti quotidianamente a svolgere un'azione di supplenza nei confronti di soggetti che non per cattiveria ma per incapacità o inadeguatezza numerica non riescono a fare questa attività. Ricordo a tutti quanti che il ruolo delle agenzie è un ruolo estremamente limitato nella normativa per quanto riguarda le bonifiche. Noi avremmo in linea del tutto teorica la funzione di fare un'attività tecnica di verifica. Quindi in linea del tutto teorica a noi non sarebbe chiesto di fare valutazioni tecniche, noi non dovremmo andare in conferenze di servizi, noi non dovremmo emettere pareri sui piani di caratterizzazione, noi non dovremmo andare a valutare tutte le attività che vengono fatte nell'ambito di un procedimento di bonifica. Eppure noi facciamo tutto questo, lo facciamo attraverso, io parlo della Regione Lazio che sicuramente conosco meglio di altre, degli strumenti convenzionali che ci aiutano a ridefinire qual è il nostro ruolo all'interno del procedimento di bonifica, ma troppo spesso il problema che ci troviamo a dover affrontare è che ci viene chiesto di fare qualche cosa che non è nelle nostre corde. Noi siamo tecnici e dovremmo poter fare esclusivamente i tecnici, non possiamo sostituirci alla funzione amministrativa che alcune regioni hanno voluto delegare alle province, altre regioni hanno voluto delegare ai comuni. Questo però purtroppo succede quotidianamente. Altro elemento da tenere conto è che è forse un ragionamento sulla normativa che regola, la normativa che è squisitamente tecnica che regola le bonifiche, sarebbe opportuno farlo, è che comunque ci sono una serie di numeri che dovrebbero far riflettere. Qui in questo schema è riportato il numero dei procedimenti che risultano chiusi. Diciamo che probabilmente questo numero è cresciuto negli ultimi tempi anche in relazione al fatto che ci sono le procedure semplificate, ci sono le autocertificazioni e quindi molti dei procedimenti più semplici hanno potuto utilizzare questo strumento. Ma non dimentichiamo che questo, seppure uno strumento amministrativo di semplificazione per l'impresa che ha sciaguratamente trovato il proprio sito, la propria proprietà contaminata, non semplifica affatto la vita di chi deve andare a controllare e verificare, perché anzi in qualche situazione è pure più complicato, perché non esistono tutti quei meccanismi amministrativi che declinano gli step del procedimento amministrativo in cui si inserisce l'azione che svolgono le agenzie nel controllo. Per cui ci rendiamo conto che per il mondo delle imprese è importante la semplificazione, ma per noi è una grande difficoltà spesso, e questo è un elemento di riflessione. Allora, quali sono gli obiettivi? Allora, io direi che gli obiettivi interni del sistema devono essere quelli di continuare a trovare dei percorsi di condivisione, non solo delle informazioni, perché il primo punto è quello di conoscere la dimensione del fenomeno e sapere come questo fenomeno è distribuito e affrontato nel territorio nazionale, ma anche
creare quei tavoli di confronto tecnici che consentano di far crescere il personale e arrivare a delle modalità di condivise di gestione di questi siti. Ma non dobbiamo dimenticare che questa è un'attività che ci vede continuamente confrontarci con il mondo delle imprese, e soprattutto bisogna tener conto che gli operatori del settore non sono tantissimi, per cui capita molto spesso di rincontrarli, spesso in conferenze e servizi, sempre gli stessi, e sempre loro ci dicono: ah, ma là si comporta in un'altra maniera, ah, ma per quale motivo questa interpretazione normativa, perché qui fate così, in Lombardia fanno cosà, in Toscana fanno così, colì, e quindi forse sarebbe opportuno anche trovare delle occasioni di confronto e di crescita anche per la redazione di strumenti tecnici anche con loro, che probabilmente sono su certi temi molto più preparati e anzi sicuramente più preparati e più scaltri di noi nel conoscere i fenomeni che riguardano i siti contaminati. Ritorniamo però a quelli che sono gli obiettivi nostri. Gli obiettivi nostri sono quelli di mantenere questa rete di referenti che serve per raccogliere le informazioni e per creare sostanzialmente una coscienza condivisa e una conoscenza condivisa, raccogliere le informazioni che ci sono, considerando che il punto di partenza sono le famose anagrafe dei siti contaminati, che come vedete non sono in uso dappertutto, c'è chi è partito prima, c'è chi è partito dopo, c'è chi sta quasi arrivando, come la Regione Lazio, che qui compare come non in possesso dell'anagrafe dei siti contaminati. Ma il problema fondamentale è che spesso le informazioni che arrivano sono informazioni completamente differenti, che rendono questi dati confrontabili solo parzialmente, e quindi cominciamo a ragionare sul fatto che il primo passo che dobbiamo fare è quello di capire come vanno raccolte queste informazioni, magari sfruttando le esperienze di agenzie che hanno realizzato degli strumenti molto molto interessanti e molto completi sulla gestione dei procedimenti amministrativi. I dati, il report sui risultati viene consegnato annualmente. L'occasione sarà quella della conferenza che verrà fatta, l'ultima conferenza che verrà fatta in Sicilia. Ma io consegno anche l'idea che lo sviluppo del sistema non possa che passare attraverso un confronto tecnico con gli operatori del settore, perché per noi è elemento di crescita e non può prescindere da questo. Io avrei finito, vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso della pochezza dell'intervento rispetto ai voli nel futuro che abbiamo fatto con Giuseppe Sgorbati. Grazie al direttore Cintoli. Tra l'altro siamo assolutamente d'accordo con quanto stava rappresentando, e confermo che il tavolo, uno dei tavoli che andremo a rappresentare proprio quest'oggi, riguarda il tema delle bonifiche. Elemento focale, centrale del tavolo è proprio il confronto pubblico-privato, per cui andiamo sicuramente nella direzione che lei ha appena auspicato e tracciato.